Palla riconquistata immediatamente. Van Buiten. Stoichkov, Stoichkov. Supera la linea, gol! Riescono quindi a pareggiare, tutto da decidere. Ben ritrovati amici da casa. La partita che vi presentiamo non ha probabilmente la più dei grandi match e ha un'importanza anche relativa nel quadro generale della competizione, ma l'orgoglio è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certo immuni. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. Siamo in uno degli stadi più caldi del mondo. E Lautaro Martinez, palla vagante. All'imbarazzo della scelta, molti dei suoi compagni in area svettano sui difensori. Va con il passaggio corto. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Van Buiten raccoglie la rimessa dal fondo. Si trovano a loro agio nello stretto, buona serie di passaggi. Come definiresti Zé Roberto in una sola parola, Luca? Versatile, Fabio. Al 100%. Può occupare almeno 3 o 4 posizioni in campo e il suo rendimento è sempre impeccabile. Pronto al tiro! Grande parata dell'estremo difensore. Il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Va alla ricerca di un compagno davanti. Vinicius Junior. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. E non può essere contento di questo errore perché era una buona occasione. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Intercetto. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. E passa. Prova a darla profonda, nello spazio. Son Heung-min. Pitti. Riceve il pallone Stoichkov. Costruiscono la manovra con sicurezza. Alexander Arnold. C'è il cross. È attento e allontana senza problemi. Son Heung-min. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Billingham. Pallone lungo in verticale. Gullit. E il difensore respinge. Tornano subito sulla palla. Costa curta. Palla alla Lautaro Martinez! Perfetta la parata. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Prova a superare la difesa con un filtrante. La gioca in avanti con un filtrante. Son! Segna lui! Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Non poteva esserci altro finale per questa conclusione da maestro. Si ricomincia dall'1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Son Heung-min. Intervento decisivo. Saliba. Arnold. C'è il tiro da lontano. There will be 1 minute added time. Finisce il primo tempo, è il momento di un po' di ristoro. Il primo tempo va in archivio con un solo gol sul tabellino, che al momento è quello che decide anche la partita. Negli ultimi 45 minuti però può ancora succedere di tutto. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Substitution.
Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il... Son! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Se ben eseguito, un passaggio in profondità può essere letale. Peccato che qui la conclusione non sia stata all'altezza del suggerimento ricevuto. Recuperano il possesso del pallone. Prova a verticalizzare. Recupera palla dopo qualche sportellata. Ecco Stoichkov. Koundé. Allontana. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere... Lauter! Grande parata di Oblak! Alexander Arnold. Alexander Arnold la mette in mezzo. Non rischia e spazza il pallone. Palla riconquistata immediatamente. Van Buyten. Stoichkov. Stoichkov. Supera la linea, gol! Riescono quindi a pareggiare, tutto da decidere. Un gol spettacolare. Un tiro a giro che ha beffato il portiere. Che tiro pazzesco! Ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta, una conclusione splendida. L'ha messa proprio dove il portiere non poteva arrivare. Son! Ce l'hanno fatta! Ce l'hanno messa tutta e sono di nuovo avanti. Non si è lasciato ipnotizzare dal portiere ed è riuscito a vincere il duello. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ha aspettato un suo movimento e poi ha gonfiato la rete. Lautaro Martinez! Fuori di poco, sfortunati qui. È la sua mattonella quella, ha fatto bene a provarci anche da così lontano. Non è andata bene, ma resta un gran tentativo. Lautaro Martinez. Coming on the field is number 19. Sfortunato il portiere, il suo rinvio non raggiunge i compagni. Foden. Vince il duello e la fa sua. Hanno ancora sostituzione a disposizione. Vediamo se il mister vuole cambiare qualcosa. Foden. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Palla in avanti verso il compagno. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Retropassaggio corto. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. L'orologio segna gli ultimi 10 minuti. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. In questo secondo tempo, Fabio, ce la stanno mettendo tutta e si sono sicuramente resi più pericolosi degli avversari. Lo meritano il gol del pareggio. Può concludere! L'area dovrebbe essere più affollata del solito, considerato il poco tempo a disposizione. Non tergiversa e allontana la palla. Va largo sull'out di destra. Ed ecco il cross. Legge la traiettoria e interviene a liberare. O la va o la spacca, Fabio. Decide di giocare la corta. Si riprenderà con una rimessa laterale. Allontana la palla. Stoichkov cerca il tiro. E c'è la rete. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Rete pregevole,
manco avesse disegnato la traiettoria a mano. Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusti, i palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili. È già la sua seconda esultanza personale, ma non è detto. Non c'è più tempo, finisce qui. Finisce in parità una gara in cui nessuna delle due formazioni si è mostrata superiore all'altra. Stoichkov è stato giustamente votato come migliore in campo. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Beh, l'ipoteca sul passaggio del turno l'avevano già messa all'andata. Oggi dovevano soltanto cercare di non sprecare il vantaggio. Ed è stato così, hanno giocato una gara senza sbavature. La nostra telecronaca termina qui. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. È stato un grande piacere.